Amici di RRP World, bentornati! Dopo una grande attesa, un nuovo video di Magic the Gathering Live Duel. Gli sfidanti sono sempre loro, Sandro e Diego, che si stanno sfidando con dei deck veramente, ma veramente belli. Il My Little Pod, che cerca di scimmiottare il Melira Pod formato modern, super mega sgravo, ma anche super mega costoso, che noi non ci possiamo permettere, perché ricordiamo, Sandro è attualmente un po' morto di fame. E Diego con il suo mazzo Master Trance. Lui non sa che gli ho chiamato così il mazzo, se no avrebbe rifiutato anche di essere ripreso. È un mazzo che fondamentalmente utilizza una combo di mana infinito con il Pilipala, lo sfavillante, il grande architetto, e naturalmente la Master Transmuter, che dà il nome al mazzo e riesce fondamentalmente a fare delle cose pazzesche con le sue creaturone artefatto che gioca. È un mazzo ovviamente blu, mentre il My Little Pod è nero, verde, bianco e sexy soprattutto. Primo turno per il My Little Pod, che ha dovuto mulligare con 6 carte in mano. Mette giù una catacomba verdeggiante e una Fetchland di Zendikar, che dice: paga un punto vita, tappa la carta e la sacrifichi, e ti puoi andare a cercare o una foresta o una palude. E in questo caso viene presa una Shockland, la Overgrowth Tomb, che fondamentalmente è una palude e foresta che dà sia mana verde che mana nero. In questo caso il giocatore decide di metterla in campo non tappata, pagando però il costo addizionale di 2 punti vita, portandosi a 17 punti vita nel primo turno. Quindi si è fondamentalmente massacrato da solo. E con il mana nero a disposizione evoca il Vishrasir, una creatura 1-1 che ha sacrifica una creatura, fai scry 1. Al turno 2 Master Trance mette il suo artefatto, che costa 2 ma a costo 0 può essere equipaggiata, e dà rapidità e velo alle proprie creature, nonché gli fa anche il caffè. Secondo turno anche per My Little Pod, che con due doppie terre evoca la Melira Lareietta, una 2-2 che ha un sacco di belle facoltà, tra cui le creature avversarie non hanno più infettare, le creature del proprietario di My Little Pod, che poi sarei io che faccio la telecronaca, non possono avere segnalini -1/-1 addosso. Questo è molto utile per fare fondamentalmente la combo di danni infinita o di vita infinita che io utilizzo per vincere. Terzo turno, Vampira del Trono Sanguinario in gioco, una creatura che io utilizzo per far scattare la combo a costo 2 al posto del Vishrasir, se mi tolgo Vishrasir di dosso. Attacco ovviamente con il Melir e con il Vishrasir, portando a 16 punti vita Master Trance, capitanato e comandato dal buon Diego, che ce le sta prendendo di santa ragione in questo unico round, che ovviamente è anche l'unico round che metterò su YouTube per farmi il figo con gli amici. Terzo turno per Master Trance, evoca il Mago dei Gingilli, una 2-2 che gli permette di andare a cercare un artefatto dal costo non superiore a 1. Ora voi mi dite: ma che cavolo ci fai con una creatura simile? Beh, ci fai, perché in un mazzo del genere lui si può anche andare a cercare fondamentalmente la terra che più gli aggrada, ovvero la Dark Steel Citadel, una terra artefatto che è anche indistruttibile. Lui pensa di aver fatto un grande mossone. Io, siccome so che com'è andata questa partita, vi posso già dire che è stata proprio la mossa dalla disperazione più totale. Difatti, ora che aspettiamo che Diego si rimischia il suo mazzo, insomma riflette su quello che deve fare, ecco, mi concede finalmente il turno. Ho 3 terre a disposizione, già Melira in campo, il Vishrasir e eventualmente anche la mia cara vampiretta. Tappo 3 e tiro giù casualmente, ma proprio casualmente, i Crumiri della cucina, una 3-2 con persistere che mi fa scattare la combo di vita infinita, permettendomi di vincere istantaneamente. E fa anche il caffè il Crumiro. Il Crumiro della cucina, che come non fa, cioè, il caffè, il Crumiro della cucina lo fa benissimo. E chiaramente adesso sto spiegando al caro Diego che o può vincere o facendomi finire il mazzo, ma io vinco al turno dopo, eventualmente con l'omicida dal berretto rosso che farà fare danni infiniti, oppure lui deve avere qualcosa in mano che mi faccia danni infiniti per dar la patta, ovviamente, non per vincere, perché chiaramente non c'è modo. Quindi mi dà fondamentalmente partita vinta. Io gli spiego che può anche buttare e bruciare il suo deck, che comunque, se volete lo stesso deck, è anche visualizzabile e scaricabile dai commenti. Vi ringrazio naturalmente per la visione e alla prossimo match, dove ovviamente vinco.